Mariti, vi è mancato il gol, specialmente quando all'inizio del secondo tempo avete spinto molto sull'acceleratore. Sì, ci è mancato il gol. Già nel secondo tempo, secondo il mio punto di vista, abbiamo fatto anche un buonissimo primo tempo in cui secondo me non meritavamo di essere sotto. Poi un episodio, diciamo, poteva cambiare la partita, ma vabbè, lasciamo stare. Però secondo me la partita c'è stata. Dispiace per questo risultato perché secondo me meritavamo qualcosa in più. Vi aspettavate un Pisa così o ve l'aspettavate diverso? No, ci aspettavamo questo Pisa, abbiamo lavorato su questo Pisa tutta la settimana. Ci aspettavamo questo, abbiamo preparato secondo me molto bene, mista insieme alla squadra e niente, dispiace per come è andato. Senti, avete cambiato all'Andrés perché si è passati da Fani a Brevi e è cambiato molto il gioco, il modulo di gioco di Fini e anche il gioco. Come vi state trovando, soprattutto anche voi a centrocampo, sì. Un campo a tre che però può diventare anche a cinque. No, come tutti abbiamo cambiato molto perché effettivamente è cambiato tanto da un mister all'altro. Ci stiamo trovando molto bene e naturalmente un po' di tempo ci vuole per mettere in pratica quello che vuole il mister, però secondo me siamo partiti molto bene, stiamo facendo benissimo, dobbiamo continuare così. Purtroppo, come ho detto prima, il risultato ci ha mancato, però secondo me la partita è stata quella giusta. Ma nessuna autocritica? No, sicuramente. 2-0 non mi dimostra. No, secondo me non è proprio andata così, però... Non è andata così? No. Abbiamo creato tanto, secondo me, poi dopo, punti di vista diversi. No, obiettivi sono obiettivi. Sì, c'era, diciamo che se nel primo tempo ci stava una rigore espulsione netto cambiava la partita di tantissimo, però lasciamo stare, non voglio parlarne. Secondo me la partita è stata buona, equilibrata, non sto dicendo che dobbiamo vincere 3-0, però è stata una partita. Ci è mancata un po' di sicuro, ma quello sicuramente, lo sappiamo benissimo che dobbiamo migliorare e ci mancherebbe, abbiamo perso. Non va bene. Quanto ha influito il gol subito dopo 6 minuti? Ma quello tanto, sicuramente. Partire così non è facile, però secondo me la reazione c'è stata. Sì, dobbiamo fare autocritica perché abbiamo perso 2-0 e certi gol non vanno presi. Però la partita secondo me è stata una partita equilibrata. Poteva andare anche diversamente. Di Maio, il mister si è molto rammaricato per quell'episodio che a suo dire poteva cambiare la partita. Anche voi dal campo avete visto la partita in questo modo, cioè un Rimini che ha tenuto bene il campo e che è stato vittima di un episodio, tutto sommato. Si riferiva al palo di mano in aria, evidentemente. Vabbè, se parliamo di quello... Quello è un episodio che comunque in quel momento della partita la poteva cambiare, perché sinceramente Pisa, all'unico forse nostro errore che abbiamo fatto, ci ha puniti. Poi penso che la partita l'abbia fatta il Rimini. Se in quel momento magari, nel momento di maggiore difficoltà, prende gol, oppure l'arbitro fa il suo, perché secondo me c'è la rigore, era nettissimo, c'è la parata. Magari la partita può cambiare e si mette diversamente. Poi il secondo tempo comunque sia abbiamo continuato a fare noi la partita, solo che Pisa oggi è stato cinico, una squadra esperta che ai primi errori ci ha punito. Il calcio è questo, hanno fatto gol, sono stati bravi a far quello, il Rimini magari ha fatto troppo bene forse, magari se riusciva a finalizzare qualche occasione che ha avuto, magari parlavamo di un'altra partita, insomma, perché adesso parlare di una partita persa 2-0 è dura, insomma, perché non mi sembra che ci sia stato un grosso divario in campo. Anzi, penso che se c'era una squadra forse che l'ha tenuta meglio il campo, se lo dite anche voi, insomma, è la verità. Il Dimmi oggi ha fatto una buona partita. Penso. E cosa vi è mancato poi alla fine, a parte il risultato? No, sicuramente abbiamo fatto due disattenzioni in difesa e abbiamo fatto qualche errore che magari si può evitare. E poi dobbiamo essere più cinici e più bravi a far gol, insomma, cercare di finalizzare di più il gioco e la mole di gioco che abbiamo espresso oggi, perché comunque penso che abbiamo giocato tanto, abbiamo fatto penso 20 minuti del secondo tempo prima del gol loro e 20 minuti del primo tempo a un ritmo elevato, cioè abbiamo avuto parecchie situazioni che si possono sfruttare meglio, cioè in questa categoria purtroppo ce ne stiamo accorgendo, magari incontri squadre esperte, squadre come il Pisa che al primo errore ti puniscono e tu devi essere bravo a fare la stessa cosa.